tante volte le scrivaste in piedi. Certo. Sì. Vai. Allora. Buonasera. Buonasera, benvenuti al terzo incontro del progetto Ambasciatori di Festa di Scienza e di Filosofia. La professoressa Fuso vi illustrerà dopo di me come si svolge l'incontro e vi illustrerà il curriculum della relatrice di quest'oggi, che è la professoressa Patrizia Caraveo, astrofisica di fama internazionale, grande amica sia del laboratorio di scienze sperimentali sia della festa di scienza e di filosofia, alla quale ha partecipato più volte e per la quale ha messo a disposizione i suoi buoni uffici in più occasioni per proporci relatori e relatrici importanti ed autorevoli. Quindi, cari colleghi professori e carissimi ragazzi, siamo in buonissime mani per parlare del tema di cui vi dirà adesso Stefania Fuso, a cui io do la parola. Buon ascolto e grazie professoressa Caraveo. Ragazzi, eccoci, buon pomeriggio, benvenuti, un benvenuto anche ai vostri professori e alla professoressa Caraveo. Buonasera. Oggi con la professoressa potrete affrontare il secondo tema di questo ultimo modulo del progetto triennale Pensiero Scientifico e Letterario. Il tema di oggi è universi e, come per gli altri due, infinito e memoria, che sarà il prossimo, voi potrete entrarvi studiando 5 personaggi della cultura più un sesto a piacer vostro e al termine esprimervi attraverso un vostro prodotto finale congruente con il percorso di ricerca. Le figure che potrete studiare e che oggi vi proponiamo e a cui fare riferimento dunque sono Stephen Hawking, Roger Penrose, Aristotele, Andrea Goetz, Reinhard Genzel e Margherita Hack. Il prodotto finale che dovrete realizzare ce lo dovrete inviare a questo recapito mail che vi sto che vi dico adesso. ambasciatori@festascienzafilosofia.it, tutto scritto minuscolo, entro il 23 marzo 2024. Perché? Perché noi dobbiamo avere il tempo di pubblicarli tutti nel nostro blog Ambasciatori prima dell'inizio di festa, altrimenti voi siete ambasciatori, quindi dovrete anticipare un po' i temi della festa. La festa si tiene quindi dall'11 al 14 aprile, entro il 23 marzo dobbiamo avere tutti i vostri lavori e quindi avere il tempo anche di condividerli nei social. Lo studente che risulterà più social, che avrà ottenuto più condivisioni, più commenti, più apprezzamenti, avrà in premio al termine un computer, un personal computer, che noi gli consegneremo durante la cerimonia di chiusura che organizzeremo in una delle mattine che Festa di Scienza e di Filosofia dedica alle scuole. Io praticamente ho finito, se ci sono delle domande sugli aspetti organizzativi del progetto siamo qua. Adesso passo la parola alla professoressa Caraveo, che, come ha detto il professor Mingarelli, è una preziosissima collaboratrice di Festa di Scienza e di Filosofia, attualmente è dirigente di ricerca all'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'INAF, di cui ha diretto una delle sue strutture di ricerca, lo IAS di Milano. Per i contributi dati alla comprensione dell'emissione di alta energia delle stelle di neutroni, ha ricevuto nel 2009 il premio nazionale Presidente della Repubblica e nel 2021 il premio Enrico Fermi della Società Italiana di Fisica.
Nel 2017 la professoressa Caraveo è stata nominata commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Attualmente fa parte delle 100 donne contro gli stereotipi e del gruppo 2003 per la ricerca scientifica. Oggi ci parlerà di come è cambiato il nostro rapporto con l'universo. Ringrazio la professoressa, a cui lascio la parola. Grazie a tutti. Vi saluto. Professoressa? Allora, grazie dell'invito e vediamo di metterci subito in cammino perché per capire il nostro rapporto con l'universo la strada è lunga. E allora, vediamo un attimo se a questo punto voi vedete il mio schermo. Dovreste confermarmi per favore che la condivisione va bene. Ok, grazie mille. Allora, il tema di oggi è cosa ha fatto l'umanità per capire qual è il nostro posto nell'universo. E è uno sforzo durato letteralmente millenni che inizia con la contemplazione della volta celeste. Questa è una foto fatta nell'ottobre del 2020, quando Giove e Saturno si stavano avvicinando apparentemente, ovviamente, nel cielo, perché stavano arrivando nel punto che gli astronomi chiamano la grande congiunzione, quando sembra che i due pianeti, che ovviamente sono distanti centinaia di milioni di chilometri tra di loro, sembrano unirsi. E questa foto del cielo, che è ovviamente particolarmente bella perché mette insieme un panorama iconico come le Tre Cime di Lavaredo con una bellissima visione celeste, ci fa capire come l'umanità si è rapportata con il cielo. Quindi nel cielo vedete le stelle, è un cielo appena dopo il tramonto, quindi c'è ancora la luce del sole all'orizzonte, ma sopra la luce del sole si sono accese le stelle. È un panorama molto bello, non rovinato dalla luce artificiale, e quindi ci presenta un cielo estremamente ricco. Vedete che c'è questa nebulosità che attraversa il cielo, che impareremo che è la Via Lattea, ma ci sono questi due faretti estremamente prominenti, che sono i pianeti. I nostri antenati guardavano molto il cielo, lo guardavano molto perché il cielo era da un lato l'orologio e dall'altro il calendario delle popolazioni che dovevano avere un modo di calcolare il tempo che passava, e l'alternarsi delle stagioni veniva seguito con l'alternarsi delle costellazioni che culminavano in cielo. Ma su tutte le costellazioni brillavano i pianeti, e pianeta significa vagabondo, perché i pianeti si muovono mentre le stelle in linea di principio stanno ferme. E quindi, studiando il movimento dei pianeti, si è cercato di capire quale fosse la posizione della Terra
rispetto a questi pianeti. Ovviamente noi partiamo da una visione che è sempre assolutamente antropocentrica, l'uomo al centro di tutto. E quindi nella retro della testa di coloro che stavano cercando di ricostruire la geometria che vedevano muoversi in cielo, c'era il fatto che noi fossimo al centro dell'universo. Quindi la nostra idea è, la prima idea è stata la Terra al centro e tutto si muove intorno alla Terra. Il primo che ha, diciamo, il più importante che ha canonizzato questa visione è l'astronomo Tolomeo, vissuto nel secondo secolo d.C., che scrisse il Megiste Syntaxis, che venne tradotto in arabo, quindi lui era greco, lo scrisse in greco, venne tradotto in arabo come Almagiste, perché era la grande descrizione del mondo, ma in latino, e quindi questa opera arrivò ai sapienti medioevali attraverso l'arabo, e quindi prese il nome arabo Almagiste e diventò Almagestum, e quindi l'opera di Tolomeo è nota come Almagestum. E Tolomeo, ovviamente questa è una rappresentazione medievale, non ci sono immagini o grandi sculture di Tolomeo, vedete che è rappresentato con un quadrante davanti, che era uno degli strumenti con i quali si cercava di traguardare le posizioni dei pianeti nel cielo. Allora, questo signore ha dato il suo nome alla rappresentazione che vede la Terra al centro di tutto. E questa rappresentazione si chiama rappresentazione tolemaica. Questo è l'universo tolemaico, dove la Terra è al centro e poi ci sono i cieli. Perché i vari pianeti vengono, ognuno vive, diciamo, e si muove in un cielo. Il primo cielo è quello della Luna, poi non so se vedete la mia freccina. Il primo è quello della Luna, il secondo è quello di Mercurio, poi c'è Venere, poi Marte, poi il Sole, dopo Venere c'è il Sole, poi c'è Marte, Giove e Saturno, e poi c'è il cielo delle stelle fisse. Questa è un'altra visione, diciamo un pochino più tridimensionale, ma vuole dare sempre lo stesso messaggio: la Terra in centro, e poi vedete questi specie di gusci che ci sono intorno alla Terra, quindi il primo è la Luna, il secondo Mercurio, il terzo Venere, e poi c'è il Sole che vedete con un cerchiolotto giallo per fare capire qual è il Sole, Marte, Giove, Saturno, e poi la sfera cosiddetta dello zodiaco, alcuni la chiamavano anche il primo mobile, che vi ricorda un po' Dante Alighieri, perché questo era lo schema dell'universo diciamo era conosciuto e accettato all'epoca nella quale Dante Alighieri scriveva la Divina Commedia. Allora, tutto gira intorno alla Terra, però c'è
ci sono dei piccoli problemi tecnici, nel senso che, per esempio, se si osserva con attenzione Marte, questo è il percorso che fa il pianeta Marte durante una, vedete, ogni tacchetta qui è una settimana. Marte da un giorno all'altro si sposta nella volta celeste, ma non fa un movimento continuo. Vedete che fa una specie di curva, va avanti fino a un certo punto, poi torna indietro e torna ad andare avanti. E questo era un problema, perché se Marte gira intorno alla Terra, perché diavolo deve comportarsi in questo modo? Gli astronomi però erano anche dei grandi matematici e quindi avevano inventato un modo per, diciamo, tenere conto di queste stranezze dei pianeti. Lo fa anche Mercurio, questo giochetto. E allora, che cosa significa? Come potevano salvare capre cavoli, salvare la Terra al centro di tutto e rendere conto di questa di questo moto, che si chiama, come vedete, moto retrogrado, perché va, Marte si muove in una direzione, torna indietro e poi ricomincia a muoversi nella stessa direzione. Allora, i grandi astronomi matematici inventano una piccola complicazione che vedete qui. Allora, il nostro pianeta rosso, in questo caso Marte, non si muove direttamente su questa, nella sua orbita circonferenza gialla, ma si muove su una circonferenza il cui centro si muove sulla circonferenza gialla. In questo modo noi possiamo far fare a Marte quei trucchetti di cambiare direzione. Questa complicazione del sistema permette di rendere conto delle posizioni. Ora, è chiaro che questo tipo di ragionamento è un po' complicato e i casi sono due: o lo si accetta o si comincia a discuterlo, si comincia a pensare se è proprio il migliore di tutti. E una persona che si è posto il problema è Copernico, Nicola Copernico, lo vedete qua con il nome latinizzato Nicolaus Copernicus, che era un polacco di buona famiglia, aveva uno zio vescovo che l'aveva mandato a studiare in Italia, era stato a Padova, era stato a Bologna e alla fine si è laureato in diritto canonico all'Università di Ferrara. Però a Bologna aveva conosciuto dei famosi astronomi dell'epoca ed era rimasto folgorato dall'astronomia. Quindi è tornato in Polonia, a Torum, dove lo zio gli ha fatto avere una posizione di canonico, cosa che gli permetteva di avere, diciamo così, una casa e uno stipendio, e lui si è messo a studiare l'astronomia e in particolare ha iniziato, siamo nel 1512, ha iniziato a osservare Marte, proprio quello nel moto retrogrado, quello che in qualche modo dava più grattacapi. Questo qui ovviamente è un disegno fatto nel 1800, fatto molti anni dopo, quindi non c'entra niente, ma
vi dà un'idea della rozzezza della strumentazione che avevano a disposizione all'epoca. Osservavano a occhio nudo e utilizzavano queste specie di trespoli, righelli, poi avevano anche degli altri strumenti, degli specie di goniometri per misurare le posizioni degli oggetti nel cielo. I pianeti sono abbastanza brillanti, quindi si vedono bene a occhio nudo, quello che Copernico voleva fare era avere dei buoni dati su Marte per capire esattamente come si muovesse, quale fosse la sua orbita. Ci mette tantissimo tempo, dedica enormemente un enorme numero di notti all'osservazione dei pianeti e si convince che il sistema tolemaico non è corretto, non è il migliore possibile, e in verità si convince che è molto meglio mettere il Sole al centro del moto dei pianeti e quindi diciamo degradare la Terra da centro di tutto il sistema solare a uno dei pianeti del sistema solare. In particolare, vedete, qui c'è il Sole, poi Mercurio, Venere, la Terra, Marte, Giove, Saturno e poi il cielo delle stelle fisse. Quindi questo è il manoscritto della pagina fondamentale di questo libro che lui pubblica nel 1543, che si intitola De Revolutionibus Orbium Celestium. Si scriveva in latino all'epoca e De Revolutionibus non ha niente a che vedere con il fatto che Copernico proponesse una teoria rivoluzionaria, perché rivoluzione è l'orbita che un pianeta fa intorno a un altro. Quindi effettivamente la teoria di Copernico è rivoluzionaria, ma il titolo non dice solo che si discuterà, il libro discute le orbite dei pianeti. Questo sistema, se noi mettiamo Marte al di là della Terra nel sistema solare, diciamo così, questo rende conto in modo automatico del moto retrogrado di Marte, perché la Terra ha l'orbita più interna e va più veloce e quindi supera Marte, diciamo così, e superando Marte, la nostra linea di vista che guarda verso Marte effettivamente lo vede tornare indietro per poi proseguire. Quindi diventa una conseguenza naturale geometrica di quello che fanno i pianeti. Quindi l'idea di Copernico, però il libro De Revolutionibus è molto complicato da leggere e quindi evidentemente viene letto dai sapienti dell'epoca, però non ha una grandissima presa sul pubblico e quindi per esempio non attira neanche le ire della Chiesa, perché la Chiesa era molto legata al sistema tolemaico, perché ricordatevi che nella Bibbia un famoso condottiero che aveva bisogno che
il giorno durasse più a lungo per poter finire la battaglia, disse la famosa frase «fermati o sole» e poi il sole si fermò. Quindi effettivamente, interpretando in modo letterale la Bibbia, il sistema tolemaico, diciamo così, andava più d'accordo rispetto a questa interpretazione. Quindi, nonostante il libro di Copernico fosse contrario a questa visione, era effettivamente talmente complicato che non attirò su di sé l'attenzione e le ire della Chiesa. Quindi il libro viene pubblicato nel 1543, ma diventa veramente qualche cosa di importante, diciamo una sessantina d'anni dopo, all'inizio del 1600, quando entrano in discussione, diciamo così, quando arrivano alla ribalta due personaggi che saranno molto più visibili. Da un lato Keplero, che quello delle famose leggi di Keplero, che capirà che le orbite dei pianeti non sono delle circonferenze ma sono delle ellissi, cosa estremamente importante, perché per esempio l'orbita di Marte è un'orbita un pochino più ellittica di quella della Terra, e questo permette di capire una serie di diciamo tecnicalità importanti sull'orbita di Marte. Ma l'altra persona che fa veramente la differenza è Galileo Galilei, che a Padova nel 1609, ve lo vedete qui, ritratto più o meno in quel periodo, e guardate che cosa ha in mano: il primo strumento ottico, il cannocchiale, strumento che lui costruì, non lo inventò lui, diciamo il sistema come si diceva, rendere vicine le cose lontane, quindi il sistema per allargare le immagini, ma l'idea veniva da un occhialaio olandese, ma lui aveva sentito che combinando le lenti concave e convesse si potevano avere degli effetti ottici estremamente interessanti, e lui si mise a fare le lenti e a diciamo costruire questo strumento ottico. Fu il primo che lo puntò al cielo e vide tutta una serie di fenomeni straordinari, e quello, diciamo così, più importante per la nostra storia è che questo è un disegno di Galileo con le fasi di Venere, perché se Venere è all'interno, orbita all'interno rispetto alla Terra, noi dovremmo vedere Venere che cambia di forma man mano che Venere gira intorno al Sole. E questo a occhio nudo non si vede. Venere è molto brillante. Voi sapete che Venere si vede o alla sera appena dopo il tramonto o al mattino appena prima dell'alba, perché giusto appunto, essendo interno rispetto alla Terra, si vede sempre vicino al Sole. E a seconda dei momenti nei quali noi vediamo Venere, la possiamo vedere una falce più grande oppure un pallotto più piccolino, giusto appunto a seconda della geometria che Venere fa rispetto alla Terra. E questo è un disegno del 1610, scoprendo le fasi di Venere, Galileo dà una prova sperimentale che la teoria di Copernico è corretta.
lo scrive nel suo Siderius Nuncius, questo Siderius Nuncius, pur sempre scritto in latino, però era un libro facile da leggere, e quindi ha avuto un fantastico successo editoriale, e a questo punto ha tirato gli strali della Chiesa non solo contro di lui, ma anche contro Copernico, che è stato messo nell'indice dei libri proibiti, perché a questo punto la notorietà che Galileo aveva dato alla teoria copernicana aveva dato fastidio alla Chiesa. Voi vedete sopra la frase di Galileo che spiega quello che aveva trovato, e vedete che Mater Amorum, che è Venere, Venere è il pianeta, diciamo così, collegato all'amore, emula le figure di Cinzia. Cinzia è uno dei molti nomi della Luna. Quindi, così come la Luna ha le fasi, anche il pianeta Venere ha le fasi. Allora, con questo effettivamente si mette la pietra tombale sulla teoria tolemaica e si passa alla visione moderna. Visione moderna che vuole i pianeti che ruotano intorno al Sole, e vedete che la Terra diventa uno dei pianeti che ruotano intorno al Sole, in particolare il terzo pianeta. E allora la visione antropocentrica dice: ok, non siamo noi al centro dell'universo, ma voglio dire, sarà il Sole al centro dell'universo. Cosa di più normale? Però durante la notte abbiamo visto che noi guardiamo lo spettacolo celeste, vediamo innumerevoli stelle, che è Galileo che, puntando il suo cannocchiale al cielo, disse: in qualsiasi parte io guardo, vedo innumerevoli stelle. E allora queste innumerevoli stelle, vedete che formano, sono addensate in questa regione che i greci avevano chiamato Via Lattea, perché ha questa luminescenza un po' lattiginosa, e quindi viene naturale chiedersi: qual è la nostra posizione rispetto a questa Via Lattea? Ovviamente, qual è l'idea? Il sistema solare deve essere in qualche modo collegato al centro della Via Lattea. Questa congregazione di stelle deve essere organizzata tutta intorno al Sole. E quindi gli astronomi si chiedono: com'è fatta la Via Lattea? Ora, è estremamente difficile capire com'è fatto qualcosa essendoci dentro, ma gli astronomi sono pieni di immaginazione, e quindi quello che hanno cominciato a fare è, vedete questa striscia qui così, diciamo, brillante? Queste sono stelle, tutte quelle che vedete. Questa parte scura è sempre galassia, ma è polvere, perché la polvere è un costituente estremamente importante della galassia. È materia, e dalle nubi di polvere e di gas nascono le nuove stelle. Comunque, quello che gli astronomi hanno fatto, in particolare il primo che si è
messo a fare questo lavoro è William Herschel. Siamo già andati nel secolo successivo. Allora, con il suo strumento molto più grande, molto più potente di quello di Galileo, è andato a cercare di capire tutte queste parti chiare e queste parti scure, come potevano essere organizzate intorno al Sole. Ha puntato il suo strumento in molte direzioni e ha contato le stelle che vedeva. Ricordatevi che non c'era la fotografia, si contava quello che si vedeva a occhio. Quindi con calma, con determinazione, con grande organizzazione ha cercato di andare a vedere quante stelle vedeva in tutte le direzioni. Poi ha fatto un'ipotesi, ha detto: il numero di stelle per unità di misura cubica, fate l'unità di misura che vi piace di più, ma comunque deve essere più o meno simile in tutte le direzioni. Quindi, facendo questa ipotesi semplificatrice, lui ha detto: vabbè, se io metto il Sole al centro di questa specie di mega fagiolo, diciamo così, cosmico, e ho contato le stelle in tutte le direzioni. In particolare, vedete, questo buco qui non è nient'altro che questa parte coperta dalla polvere, dove effettivamente c'erano meno stelle, perché la polvere non fa vedere le stelle. Quindi questa è la galassia, diciamo, è la forma della Via Lattea immaginata da Herschel, ma non è affatto una buona descrizione della Via Lattea. E qui deve passare ancora un altro secolo, perché per capire effettivamente com'è fatta la Via Lattea bisogna trovare un modo per misurare la distanza delle stelle da noi osservatori. Questo modo venne trovato più o meno fortuitamente, non era stato cercato, è un grande risultato che è stato ottenuto abbastanza per caso, diciamo così, alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, da questa signora Henrietta Leavitt, che lavorava all'osservatorio di Harvard, quindi in America, nel Massachusetts, vicino alla città di Boston, questa signora faceva il calcolatore, cioè era una di una squadra di donne che venivano impiegate dall'osservatorio di Harvard per fare i calcoli, per questo erano i calcolatori. E in particolare lei doveva analizzare delle lastre fotografiche, doveva cercare le stelle variabili, perché all'epoca le stelle variabili erano un soggetto estremamente importante dello studio dell'astronomia. Lei ne scoprì nel corso degli anni, perdendoci letteralmente la vista, 2400, ma non solo scoprì le stelle variabili, ma notò delle cose molto interessanti. Allora, si accorse che le variabili che variavano in modo ritmico, quindi le stelle che diventavano più brillanti, meno brillanti, più brillanti, meno brillanti, con un periodo ben definito, e si accorse che quelle che presentavano un periodo più lungo erano intrinsecamente più brillanti.
Questa è una osservazione assolutamente fondamentale, perché è la base di quello che gli astronomi chiamano la relazione periodo-luminosità, che è uno strumento di importanza fondamentale per misurare la distanza delle stelle, che è stato fondamentale per misurare le dimensioni della nostra galassia e anche per capire se la nostra galassia è l'unica galassia dell'universo o se ce ne sono altre. Quindi questa signora fa questa relazione che vi faccio vedere adesso, dove si mette insieme il periodo di variazione, che è la scissa, contro la luminosità della stella, che è l'ordinata. Quindi queste stelle, le stelle che si comportano così, si chiamano variabili cefeidi, perché la protostella variabile era stata trovata nella costellazione del Cefeo. Ma comunque questo grafico è fondamentale, perché permette, una volta che uno ha visto la stella che varia, quindi ha misurato il periodo, permette di si entra in questo grafico con il periodo misurato e si esce con la luminosità della stella, e questo permette di calcolare la distanza. E questo metodo è stato fondamentale per calcolare, per esempio, la distanza degli ammassi globulari. Gli ammassi globulari sono delle pallocchie di milioni di stelle, che sono proprio delle specie di sfere di alta densità di stelle. Vedete, la densità è molto più alta che non in tutto lo spazio circostante, che orbitano intorno alla nostra galassia. Ce ne sono decine di questi oggetti che orbitano intorno alla nostra galassia, e andando a vedere come si distribuiscono gli ammassi globulari nello spazio, quindi la distanza relativa degli ammassi globulari da noi, si è capito che il Sole non ha una posizione centrale nella galassia, ma è in una posizione defilata, diciamo è in una semiperiferia della nostra galassia. Vedete, qui la distanza è messa in kiloparsec. Parsec è un modo di definire la distanza degli astronomi, diciamo un parsec è circa 3 anni luce, quindi è la distanza che la luce percorre in un parsec è la luce, la distanza che la luce percorre in 3 anni. Quindi vedete che il Sole è a 8 kiloparsec, quindi è 8 migliaia di parsec dal centro della nostra galassia. 8 migliaia di parsec sono 24.000 anni luce, quindi è abbastanza periferico, e vedete che qui il diametro della nostra galassia è 30 kiloparsec, quindi è 90.000 anni luce. Ricordatevi questo 90.000 anni luce, perché è qualche cosa che adesso useremo. Allora, diciamo 1920, capiamo che il Sole è in una zona periferica della galassia. Accidenti, ci è andata male anche questa, perché non è al centro della galassia. A questo punto, vedete, il Sole è in un braccio, nel braccio del Perseo, ma in un posto
diciamo, defilato. Va benissimo. Ma a questo punto ci chiediamo, ci poniamo un'altra domanda. Allora, questa è la Via Lattea, visto da un posto vicino a un osservatorio astronomico, quindi un posto estremamente buio, e quindi la Via Lattea riluce di tutto il suo splendore, e qua vediamo un baffetto, vediamo qualche cosa che è nella costellazione di Andromeda, e quindi questa si chiama nebula. È qualcosa di nebuloso, chiaramente non è una stella, perché vedete che è allungata. Le stelle sono queste qui, sono dei puntini. Questo qui chiaramente non è una stella. Allora, la domanda è: che cosa è questa nebula? È una parte della Via Lattea, che non sappiamo bene cosa sia, ma voglio dire, appartiene alla Via Lattea, oppure è esterna alla Via Lattea? La risposta la dà questo signore, Edwin Hubble. Vedete che qui sta pastrugnando con il telescopio Hooker, che all'epoca aveva uno specchio di 100 pollici, quindi un diametro di circa 2,5 metri. All'epoca, è il 1923, è il più grande del mondo. E questo signore vuole capire qual è la distanza della nebulosa di Andromeda. Fa delle foto, a questo punto c'è la fotografia astronomica, e questa è la foto, è la lastra fotografica di quello che lui ha ottenuto con delle lunghe ore di posa, e dopo averla ottenuta l'ha studiata, e vedete che qua sopra ci ha puntato su una stellina, e vicino ha scritto VAR, con un punto di domanda, con un punto esclamativo. VAR, lui ha trovato una stella variabile, e quindi ha cercato di analizzare il periodo di variabilità di questa stellina per poter fare la distanza della nebulosa di Andromeda. E ovviamente inizia le osservazioni nel 1923, ma ricordatevi che le stelle variano su tempi scala di settimane, mesi, quindi deve fare molte osservazioni per vedere il periodo e essere sicuro che il periodo sia proprio quello lì. E nel 1924 Hubble è sicuro che la nebulosa di Andromeda, che si chiama anche M31 perché fa parte di un catalogo fatto alla fine del Settecento da un astronomo francese che si chiamava Messier, quindi M per Messier, è il 31esimo oggetto di questo catalogo, è a circa 1 milione di anni luce. Quindi chiaramente non può far parte della Via Lattea, perché la Via Lattea ha un diametro che, proprio a essere generosi, è di 100.000 anni luce. Questo è 1 milione, quindi è 10 volte più distante delle dimensioni della Via Lattea. Non ce n'è per nessuno. L'universo è molto più grande della Via Lattea, quindi
dobbiamo rinunciare anche al fatto che la nostra galassia sia l'universo. Ovviamente Hubble non si ferma ad Andromeda. A questo punto ci ha preso gusto e cerca le variabili cefeidi anche in altre galassie. Le cerca, le trova, calcola le distanze. Nel frattempo altri misuravano lo spettro di queste nebule e lo spettro è costituito, come vedete qua, dai colori dell'arcobaleno, diciamo così, da tutta una serie di quei colori dell'arcobaleno si chiamano spettro continuo. E poi sopra lo spettro continuo vedete che ci sono delle righe nere, delle righe di assorbimento. Questi astronomi che avevano collezionato questi, si chiamano spettri, quindi la luce delle galassie viene dispersa con un prisma, è il famoso esperimento di Newton, diciamo così, è ripetuto per le galassie, e si vede che le galassie più brillanti hanno le righe più verso il blu, quelle meno brillanti hanno le righe che si spostano verso il rosso. E blu e rosso sono frequenze. Blu è una frequenza più alta, rosso è una frequenza più bassa. Quindi quello che questi spettri vogliono dire è che le galassie si comportano come l'ambulanza che si sta allontanando da noi e noi sentiamo il suono dell'ambulanza che cambia perché l'ambulanza se ne sta andando e quindi si chiama effetto Doppler. Lo vediamo, sentiamo il suono che cambia. La stessa cosa succede alla luce emessa dalle galassie. E quindi Hubble ha una grande idea e costruisce un nuovo grafico che è fondamentale per quello che noi vogliamo dire. Nel senso che Hubble mette insieme la, ecco qua, vedete, qui c'è il grafico dove la informazione che prendeva Hubble, la distanza, viene messa insieme con l'informazione dello spostamento delle righe dal blu al rosso, che è un modo per misurare la distanza di allontanamento delle galassie. Hubble costruisce questo diagramma dove da un lato mette la distanza che lui aveva costruito, lui aveva calcolato a partire dalle variabili cefeidi e dall'altro mette lo spostamento verso il rosso che vedevano i suoi colleghi che facevano gli spettri. E quindi quello che viene fuori è uno dei grafici più importanti dell'astronomia, che è la legge di Hubble, che dice che la velocità di allontanamento delle galassie è proporzionale alla loro distanza. E la costante di proporzionalità si chiama costante di Hubble. Allora qui ritorna l'idea. Allora tutte le galassie si allontanano da noi, quindi noi siamo il centro dell'universo. Perlomeno, voglio dire, il Sole non è al centro della galassia, però la nostra galassia è il centro dell'universo. E questa sarebbe una bella soddisfazione. Però non abbiamo fatto i conti con il teorema del panettone. Allora, appena passato da poco Natale, abbiamo mangiato tutti il panettone, sappiamo che il panettone è una pasta che lievita. Quindi,
Noi lo mettiamo nel forno che ha un diametro di 20 centimetri, dopo qualche ora di cottura il panettone si è gonfiato e è diventato di 40 centimetri di diametro. E allora immaginiamo di misurare le posizioni relative delle uvette dentro il panettone. Allora iniziamo dall'uvetta che ha la freccetta rossa. E vedete, prendiamo due uvette di riferimento, una a 5 centimetri e una a 10 centimetri dal nostro chicco di riferimento. Quando il panettone lievita, quello di 5 centimetri diventa la distanza 10 centimetri, quello 10 centimetri diventa 20 centimetri, perché è tutto... si è uniformemente gonfiato. Quindi il chicco numero 1, il chicco più vicino, va a 2,5 centimetri all'ora perché è cresciuto di 5 centimetri la distanza. Il chicco più lontano, la distanza è passata da 10 a 20, quindi vuol dire che lui andava a 5 centimetri all'ora. Quindi questo qui è, diciamo, sono le galassie che si allontanano tanto più velocemente quanto più sono distanti. Peccato che non ci sia nessun modo per decidere quale chicco utilizzare all'interno del panettone, perché questa, diciamo, legge è valida per ogni chicco. Ogni chicco può essere il centro di espansione del nostro panettone che si espande in modo uniforme. Quindi, ahimè, l'espansione interessa tutto l'universo e noi non siamo al centro dell'universo. Ci sarebbe piaciuto molto, ma non lo siamo. E quindi la nostra storia viene... diciamo abbattuta da un chicco di uvetta del panettone. Il nostro voler essere al centro di qualcosa a questo punto non è più nessuna ragione di essere. Quindi per fare un riassunto di quello che vi ho raccontato più o meno 2000 secoli, 2000 anni di astronomia, siamo partiti per capire qual è la posizione della Terra all'interno del Sistema Solare, poi abbiamo cercato di capire qual è la posizione del Sole all'interno della galassia, e poi abbiamo scoperto che lo spazio si espande, le galassie si allontanano da noi con una velocità proporzionale alla loro distanza, ma ci siamo anche resi conto che la nostra posizione nell'universo non ha niente di eccezionale e quindi noi rimaniamo il terzo pianeta che ruota intorno a una stellina di tipo G5, assolutamente banale, è una delle 200 miliardi di stelle che formano la Via Lattea. Non è in una posizione particolare della Via Lattea, che è una galassia spirale che noi purtroppo non possiamo vedere perché ci siamo dentro, quindi quella che vedete qui in effetti è Andromeda, che noi pensiamo sia molto simile alla nostra galassia. E noi siamo una galassia delle centinaia di miliardi di galassie che popolano l'universo.
E quindi con questo ho finito la storia di come noi abbiamo capito quanto siamo piccoli all'interno di un grande e meraviglioso universo. Vi ringrazio per aver ascoltato questa storia. Ah, sono io che ringrazio lei per aver fatto una presentazione così precisa dell'universo e così vasta. E sono qui per ricordare un po' a tutti il prossimo appuntamento, che sarà lunedì prossimo, il 29, sempre alle ore 16, con il professor Massimo Arcangeli, e tratterà l'ultimo tema di questo modulo. Esattamente, parleremo della memoria. E sarà appunto l'ultima conferenza relativa a questo progetto triennale riferito al pensiero scientifico e letterario. E come abbiamo ricavato dall'abstract del professore, l'arte, la scienza e la filosofia saranno al vaglio tra antichità classica e mondo medievale, memoria dei fatti e memoria di sé. E si parlerà quindi della pratica, dell'interpretazione, dello scorrimento e della percezione del tempo. Quindi ringrazio tutti per la partecipazione, in particolare la professoressa Caraveo, tutti i docenti e i ragazzi collegati, e ci vediamo presto la settimana prossima per concludere tutto questo lavoro. Arrivederci.